Un caloroso saluto da Angela Saieva a tutti i connazionali residenti all'estero. Oggi mi trovo a Stoccarda con un grande mito, ambasciatore nel mondo della musica napoletana, Renzo Arbore. A tutti voi auguro buon ascolto. Showman vincitore di tantissimi premi, riconoscimenti e onorificenze, conosciuto per i suoi concerti in tutto il mondo, dall'Italia a Rio de Janeiro, Sydney, Tokyo, Parigi, New York, Londra, Mosca, Caracas, Shanghai, Toronto, San Paolo, Montreal, Melbourne, Pechino, eccetera, con lo storico gruppo è approdato in suolo tedesco, abbracciando finalmente i nostri connazionali e non solo, ma da 26 anni. Fin dal primo pomeriggio abbiamo assistito al backstage dell'incomparabile orchestra italiana, dopodiché il maestro Renzo Arbore con grande umiltà ci ha dedicato il suo prezioso tempo. Maestro Arbore, le do il benvenuto a Stoccarda. Lei ha girato ininterrottamente con la sua orchestra italiana da un'estremità all'altra del mondo, impiegando 26 anni ad arrivare in Germania. Lo so, è il nostro rammarico, io dico sempre ai miei impresari, è la Germania? E la Germania, vogliamo andare dai nostri amici in Germania, però sono molto felice di aver inaugurato il mio tour in Germania qui, perché adesso ripartiamo con l'orchestra italiana, ritorniamo in Italia dopo essere stati l'altro giorno a Padova, a Genova e poi andiamo in Canada, insomma facciamo un lungo giro e portiamo dovunque la musica napoletana, ma non solo la musica napoletana, perché accanto alle canzoni napoletane che abbiamo arrangiato secondo la lezione di Renata Carosone in maniera internazionale e quindi anche perché possano piacere ai ragazzi e ai più giovani, perché con i ritmi cubani, con i ritmi esotici, con i ritmi italiani anche, ma insomma c'è anche un po' di swing, un po' di jazz, un po' di musica caraibica o giamaicana, poi ci sono le canzoni che io ho fatto diventare famose, scritte con Claudio Mattone, che sono le canzoni delle mie trasmissioni televisive, Ma la notte no, Il materasso, Vengo dopo il TG, La vita è tutto un quiz, quelle canzoni lì, e quindi il clarinetto pure che ho ripreso, perché è una canzone ancora oggi, rilanciò in Italia la canzone umoristica che era ferma dai tempi di Renato Carosone, e quindi insomma con un programma molto vasto noi giriamo il mondo.
Lei ha scoperto e lanciato personaggi non indifferenti come Roberto Benigni, Gegé, Teles Foro, Giorgio Bracardi, Mario Marenco, Marisa Laurito, Nino Frassica, Milly Carlucci, Daniele Luttazzi e valorizzato altri come Michele Mirabella, Luciano De Crescenzo e la Micro Band, Maria Grazia Cucinotto, Nino Soldano, Luana Ravegnini e Ilaria D'Amico, Francesco Paolo Antoni, Feliciana Iaccio, Pietro Montecorvino e tanti altri ancora, insomma una sfilza di personaggi proprio. Ma a lei chi l'ha scoperta allora? Beh, devo dire la verità, io ho fatto un po' da me, perché ho fatto un concorso alla radio e l'ho vinto, e quindi l'ho vinto, sono andato al primo posto. Poi devo dire che un signore della televisione, si chiamava Ducci, lo dico perché, ma insomma era un funzionario, un dirigente della televisione, mi vide alla radio. Perché avevo fatto una esibizione radio e mi disse: perché non mi porta un'idea televisiva e proviamo a vedere che sa fare in televisione? E io ho inventato il primo talk show nella storia della televisione italiana. Non c'era ancora Maurizio Costanzo, si chiamava Speciale per voi, ed erano i ragazzi che a Milano il primo anno, il secondo anno a Roma parlavano liberamente con tutti gli idoli in bianco e nero ancora, con gli idoli della loro epoca, quindi da Modugno a Lucio Battisti, da Nada che debuttava con me a Patti Pravo, e da lì poi ho continuato a fare successi. Maestro Arbore, lei ha imposto stile e idee innovative fin dalle sue prime trasmissioni dagli anni 60 a oggi. Sembrava uscito dagli schemi televisivi, invece lo troviamo ad avere anche una sua televisione. Vuole parlarcene di questo progetto? Io adesso qualcuno mi dice: ma non fa più televisione? No, ogni tanto la faccio, perché ho fatto recentemente un programma dedicato a quelli dello swing che è andato in onda su Rai 2 il 28 dicembre, rilanciando lo swing italiano, cioè tutta una musica giovane che era la musica di quando io ero giovane. E poi dopo però ho un channel che si chiama, ricordate, Renzo Arbore Channel.tv. Non è un sito, è un channel. Quindi non cercate Renzo Arbore, cercate Renzo Arbore, channel.tv, Torino Venezia oppure Torino Imola Venezia Venezia Udine. E in questo programma che va 24 ore su 24, gratis naturalmente, ci sono tante mie esibizioni, tante cose che ho fatto nella vita eccetera, ma ci sono anche delle scelte che ho fatto io di personaggi che non si possono dimenticare, tipo Walter Chiari, Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, insomma delle cose importanti per i giovani che praticano la rete e che devono conoscere quelli che hanno inventato, no, alcuni generi italiani, sia in fatto di canzoni come Modugno, sia in fatto di umorismo come Walter Chiari. Quindi Renzo Arbore Channel.tv è il lavoro al quale mi dedicherò sempre di più. Per adesso col Corriere della Sera in Italia sono uscite già 15 DVD col Corriere della Sera di tutte le mie opere televisive, e ne devono uscire ancora altre tante, insomma saranno in tutto 24. È un'antologia completa delle cose che ho fatto io nel corso di questi anni, sia in televisione che in radio, un po' di radio anche. Da cantautore, musicista, clarinettista, showman, attore, sceneggiatore, passa con grazia dalle conduzioni di storiche trasmissioni radiofoniche presentate con Gianni Boncompagni a quelle televisive. Da regista ha diretto inoltre una colonna sonora con musiche sue e di Claudio Mattone. Ha scritto il soggetto di una storia Disney, Zio Paperone e i concerti predatori. Ha sposato diverse iniziative ed è testimonial della Lega Filo d'Oro, che sarebbe l'associazione che si occupa di persone sordo-cieche. Come spiega il suo legame a quest'ultima? E quella è una cosa che la mia seconda famiglia, la Lega del Filo d'Oro di Osimo, Ancona, Marche, è una iniziativa formidabile. Da molti anni si preoccupano dei bambini e degli adulti sordociechi, per la verità con la solidarietà della gente, che anche attraverso il mio compito di testimonial è generosa, si riesce a aiutare i familiari e gli stessi ospiti, gli stessi bambini.
quindi non soltanto a Osimo nelle Marche, ma anche a Lesmo in Lombardia, a Termini Imerese in Sicilia, a Modena in Emilia Romagna, a Barletta, Molfetta per la Puglia, insomma riusciamo, poi ci sono anche delle organizzazioni che aiutano i bambini di Napoli e di Roma, e quindi è un'organizzazione molto seria, dove certamente i soldi che vengono elargiti, donati, hanno una buona destinazione, perché servono sia ai nostri ospiti per aiutare a in qualche maniera a vivere anche senza vedere, senza sentire, senza parlare. Si può vivere con l'odorato, con i residui, con il tatto, però occorre che ci sia sempre una persona vicino che traduce la vita ai nostri ospiti. Lei ha studiato giurisprudenza, ma come è arrivato alla musica poi? Ma io studiavo giurisprudenza, avevo la passione della musica da bambino, però mio padre voleva che facessi il medico. Però gli studi di medicina per me erano complicati, perché io molto ho fatto delle prove, ma poi sono svenuto varie volte, e quindi abbiamo detto prendiamoci sta laurea in giurisprudenza che doveva servire a lavorare un giorno, perché allora non è che si guadagnava moltissimo con la musica. E quindi io mi sono appassionato, per la verità, agli studi di giurisprudenza. Ho fatto anche per 6-7 mesi l'avvocato a Napoli, capendo che era meglio che facevo musica, perché, però non perché, insomma, mi sono serviti gli studi di giurisprudenza. Ancora oggi sono appassionato ai casi importanti che riguardano la magistratura, forse più che un avvocato penale o civile avrei fatto un magistrato, perché mi piace molto, credo che sia un compito molto molto nobile quello di giudicare i nostri simili, e anche, per carità, di aiutarli se è il caso. Lei si è distinto in innumerevoli occasioni, fondando l'Orchestra Italiana con lo scopo di diffondere nel mondo la canzone napoletana classica. Le è stato attribuito il premio America per aver raggiunto un importante risultato a favore dell'amicizia transatlantica. Ci racconta un aneddoto? Beh, io dovunque sono andato con queste canzoni napoletane, innanzitutto le comunità, naturalmente, le comunità sono sempre state generosissime dovunque siamo andati, dal primo concerto, perché noi abbiamo cominciato prendendo il toro per le corna. Radio City Music Hall, New York City, 1993, quindi c'erano tutti lì, Ben Gazzara, Anthony Quinn, tanti altri, e quindi da lì è decollata l'Orchestra Italiana. Però anche gli indigeni, sia a New York allora, sia poi quando siamo andati in Russia o in Cina, dove non ci sono comunità, e devo dire che le canzoni napoletane, anche grazie al lavoro che hanno fatto i tenori, e perché no, le soprano o i soprano, come che hanno, da Enrico Caruso in poi a Pavarotti, hanno portato in giro sempre le canzoni napoletane, queste canzoni sono molto amate, amatissime, solo che gli stessi artisti napoletani le consideravano un po' turistiche, che ne so, non avevano capito bene che sono dei capolavori assoluti, di canzoni sempre senza tempo, di canzoni eterne, di canzoni che hanno dei versi di poesie straordinarie, grazie a Salvatore Di Giacomo, a Libero Bovio, a tanti altri, e delle musiche, delle melodie che sono pari soltanto alle musiche e alle melodie del melodramma, delle grandi opere e dei grandi compositori d'opera italiani. Quindi è musica eterna che durerà tutta la vita, e tutta la vita mia io andrò ancora a proporre questa musica al pubblico di tutto il mondo. In conclusione, maestro Arbor, ribadisco che dopo 26 anni lei è riuscito a toccare il suolo tedesco, quindi abbraccio i nostri connazionali qui in Germania. In occasione, vuole dare un messaggio ai nostri connazionali? Ma io credo che i ragazzi in Germania, certo, sono abituati a sentire tanta musica, anche la musica scritta apposta per loro, però così come sta succedendo in Italia, invito anche i giovani in Germania a scoprire la musica del passato, quella importante, quella che rimarrà, perché c'è una musica di moda
che passa, dura una stagione, poi addio, arrivederci e grazie. E c'è una musica invece che diventa classica. Pensate alle canzoni di Modugno, pensate a Volare, pensate a Ciao Ciao Bambina, pensate alle canzoni di Lucio Battisti, Il mio canto libero. E quindi è bello riscoprire le radici per andare avanti, non per stare indietro. Quindi riscoprire e godere della musica straordinaria. Allora voglio concludere una cosa: la canzone italiana nel Novecento è stata la canzone più produttiva del mondo, più dell'americana, più dell'inglese, più della francese, più della spagnola. La canzone italiana ha prodotto grandissimi artisti, dai quelli da Modugno, da cosa, fino a Cristicchi, fino agli ultimi che fanno rap, fino a Frankie I e tutti. La canzone italiana è stata veramente una musica creativa, molto creativa. Quindi scopritela, perché è importantissima, vi farà godere. Renzo Arbore e l'orchestra italiana, composta da 15 impeccabili solisti musicisti, ad incominciare dalle straordinarie voci di Barbara Buonaiuto, Gianni Conti e quella ironica di Mariano Caiano, i virtuosissimi vocali e ritmici di Giovanni Imparato, le percussioni di Peppe Sannino, la batteria di Roberto Ciscognetti, il basso di Massimo Cecchetti, le chitarre di Michele Montefusco, Paolo Termini e Nicola Cantatore, la direzione orchestrale e il pianoforte di Massimo Volpe e gli storici mandolini di Nunzio Reina e Salvatore Esposito, che Renzo Arbore è riuscito a riscoprire, a far riscoprire al mondo, hanno dato vita a Stoccarda ad un travolgente concerto durato ben 3 ore. Maestro che ha girato ininterrottamente con la sua orchestra italiana da un'estremità all'altra del mondo, con innumerevoli concerti acclamati in un clima di record, ha regalato al pubblico una performance artistica, musicale e vocale unica nel suo genere, davvero straordinaria. Con un gioco maestrale ha coniugato il nuovo e l'antico suono dei Napoli attraverso assoli, strumentali, voci e cori da capogiro, sprigionando melodie della musica napoletana che hanno rievocato albe e tramonti, festa al sole e serenate notturne. Il maestro Renzo Arbore non si è risparmiato affatto, la sua performance è andata ben oltre l'immaginabile. Le battute umoristiche, sapientemente unite a un medley di grandi successi e immagini storiche mozzafiate, da Alberto Sordi a Totò, a Luna Rossa, le suggestive immagini della nostra Italia, proiettate in un mega schermo, hanno travolto il pubblico portandolo in delirio. Si è alzato, ha ballato, ha cantato in coro a squarciagola e si è perfino commosso nel sentire rievocare ricordi di vita vissuta nella propria terra e che è stata costretta a lasciare per colpa di un tozzo di pane in più e una vita dignitosa da fare però da emigrato. Cose che non ritorneranno più e che lasciano sicuramente segno e un vuoto incommabile. Però sta faccia d'angelo, tuo servo, pagana,
stato davvero uno scenario emozionante, ricco di colpi di scena, per il quale il pubblico di Stoccarda non dimenticherà così facilmente e che ha premiato comunque lo spirito assolutamente travolgente e contagioso dell'inimitabile artista Renzo Arbore e l'orchestra italiana. Ciao ciao bambini, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che c'è sul tuo visino? Già pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Così light, tentasso moonlight, non si vede, non si vede manco kite, non muove che è così, sta caccia forte, sa da capire. Thank you.
Da Renzo Arbore e a Stoccarda, da Angela Saieva è tutto, a voi studio, grazie. Grazie tanto.